Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio. Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo non è ti amo, la Roma in vantaggio. Buongiorno, buongiorno a tutti amici e ben ritrovati qui su questi microfoni, su Voglia di Roma, su Passione Giallorossa, su romagiallorossa.it, insomma su tutte le nostre piattaforme. Buongiorno a tutti, sono le 6:03 del mattino, il sole è altissimo, splende, fa caldo, si sta benissimo, è veramente una domenica dal punto di vista atmosferico veramente eccezionale. Tant'è vero che vi confesso che alle 6 del mattino già devo mettere gli occhiali da sole, altrimenti la guida diventa effettivamente molto complicata con il sole direttamente negli occhi e non c'è niente di più bello della luce del sole. Ragazzi, si può dire quello che si vuole, ma il sole dà la vita, e grazie al sole, il sole dà la vitamina D, una vitamina essenziale per il nostro organismo, e quindi io invito tutti quelli che sento ma il sole fa male, non stare al sole qui e di là, dico no ragazzi, magari proteggetevi con delle creme solari, questo sì, ma assolutamente state almeno un'ora e mezza al sole, perché è grazie al sole che noi siamo qui. Senza il sole non ci sarebbe vita, non ci sarebbe il sistema solare, non ci sarebbe niente. Quindi il sole è la cosa più importante che noi abbiamo. Un'ultima cosa, vi siete mai chiesti perché l'erba è verde? Sempre parlando appunto del sole. Perché il sole è di colore giallo, l'acqua di cui sono formate le piante, di cui è formato un po' tutti i vegetali, l'acqua è blu. E se noi mischiamo il blu con il giallo del sole, che cosa otteniamo? Il verde. Ecco perché l'erba è verde, quindi in ogni caso il sole è sempre lì e fa la sua grandissima parte. Domenica 19 maggio, ieri c'è stata questa partita Sassuolo-Roma, una partita che di fatto sancisce la fine di un sogno, la fine dopo diversi anni in cui andavamo in Champions League, in cui quantomeno ci qualificavamo almeno per i preliminari, appunto, in cui quest'anno non ci siamo in Champions League, probabilmente andremo in Europa League e addirittura c'è la prospettiva di fare persino i quarti di finale e i preliminari, che sarebbero praticamente a fine luglio. Inutile dirvelo, sarebbe una beffa. La partita di ieri è stata una partita un po' così, fatica a descriverla. Ma prima di andare ad analizzare la partita di ieri, poi tra l'altro non so quanti francamente interessa con tutto quello che sta accadendo in società, ma io così voglio fare una considerazione, così a livello generico. Ne parlavo ieri con il mio socio, no? Allora, tanti, mai come quest'anno,
le squadre di vertice, o perlomeno il maggior numero di squadre di vertice, cambiano gli allenatori. Ma è come quest'anno, gli allenatori sono stati estremamente criticati. Pensate che è stato persino criticato Pochettino in Inghilterra, nonostante tutto, che è arrivato a farsi la finale di Champions League. Sappiamo come, con un'enorme fortuna, però fatto sta che sta lì, in finale. Quindi non so se possiamo dire che il Tottenham è la squadra, una delle due squadre più forti d'Europa, ma a parte tutto è stato criticato persino Pochettino. In Italia le maggiori squadre, le squadre che ne vanno per la maggiore, cambiano tutti allenatori, Roma inclusa, come sappiamo. La Juve cambia dopo 5 anni, cambia Allegri, dopo una serie di scudetti infinita, dopo delle vittorie e trofei a ripetizione, due finali di Champions e quant'altro, e lo sappiamo. Il Napoli è l'unica squadra di vertice che conserva il proprio allenatore, anche perché lo ha cambiato l'anno scorso, si prende Carlo Ancelotti, quindi chiaramente a mio giudizio il miglior allenatore insieme a Guardiola che c'è diciamo nel panorama internazionale. L'Inter cambierà allenatore, ora vediamo se prenderà Conte oppure no, ma l'Inter, Spalletti è destinato chiaramente ad andarsene via, quindi non so per quale squadra così vorrà ingaggiare lo stesso Spalletti. E piano piano scendere, andiamo all'Atalanta, probabilmente la Roma prenderà Gasperini, quindi l'Atalanta cambierà anche allenatore e così via. E come mai? Perché quest'anno c'è questo enorme cambiamento? A mio giudizio perché noi veniamo dalla fine di un'era, piano piano stiamo andando verso la fine, diciamo, dell'era di Ronaldo e Messi, e non si vede all'orizzonte dei giocatori di un tasso tecnico così tanto alto. No, se noi prendiamo, non so, anche il tennis per esempio, sono anni che si dice che l'era di Federer, grande tennista di tutti i tempi, di Nadal, di Djokovic, stia per finire, ma nonostante tutto non ci sono tennisti giovani che possono prendere il loro posto, tant'è vero che persino oggi la finale del torneo internazionale d'Italia a Roma, come sappiamo, ce la giocano persino ancora loro, Nadal e Djokovic, sono sempre loro tre i tennisti che si giocano le competizioni nonostante l'età, nonostante gli acciacchi, eccetera eccetera. Ecco, nel calcio siamo più o meno messi nella stessa direzione. Ogni tanto c'è fuori qualche campione, pensavamo Neymar che potesse essere il campione a livello di Messi, e poi abbiamo visto che più che essere un campione è un giocoliere, è un giocatore con un carattere particolare. Adesso si pensava di Mbappé, vedremo se, ma anche qua sembra che sia un giocatore che quest'anno perlomeno ha campato un po' troppo sugli allori, sembra che sia un giocatore anche in forte calo. Dybala si pensava che fosse il futuro Messi, è la stessa medesima cosa, insomma. Quindi quando il tasso tecnico dei giocatori scende, è chiaro che si va a esaltare, no? A cercare la ricerca del gioco, del gioco inteso come squadra, no? Del gioco nel collettivo, nel creare situazioni da rete, nel costruire effettivamente qualcosa di importante. Ecco, e qui è chiaro che la figura dell'allenatore diventa preponderante, diventa fondamentale. Io mi domando fino a che punto, perché siamo sicuri che abbiamo visto quanti soldi ha dovuto spendere il Manchester City per costruire una squadra all'altezza del grande Guardiola. E nonostante tutto, pensate che la seconda, la terza, la quarta e la quinta squadra d'Inghilterra si giocano le due coppe europee, e quella che ha vinto il campionato sta alla televisione, guarda, la squadra di Guardiola. Quindi vedete quanto è difficile, no? Quanto è difficile fare queste valutazioni. Io credo anche che una parte, perché le ere calcistiche alle volte si limitano un po' alla storia dei mondiali. Noi veniamo dal mondiale del non gioco, abbiamo visto come tante squadre in cui facevano una difesa compatta, ordinata, e che poi giocassero di rimessa, giocassero più sull'agonismo, più sulla forma fisica, più sulla forza, tant'è vero che, pensate, qualora l'Inghilterra fosse riuscita ad arrivare in finale, le due finaliste erano le due squadre più giovani del mondiale. Questo già fa capire, nel 2006 l'Italia e Francia erano le squadre più vecchie, si giocarono il campionato del mondo,
nel 2018 rischiavamo che appunto Francia e Inghilterra fossero le squadre più giovani a giocarsi un campionato del mondo. Questo fa capire che è stato effettivamente il mondiale del non gioco, tant'è vero che ha vinto la Francia, e noi sappiamo che la Francia effettivamente ha fatto un gioco strettamente difensivo. Su queste premesse la figura dell'allenatore diventa preponderante. Perché faccio tutta questa premessa? Sempre perché io ieri, parlando appunto con il mio socio, cercavo anche di riuscire a scovare, a capire quale potrebbe essere l'allenatore ideale per la Roma. Io ne ho parlato ieri, no? Ne abbiamo parlato ieri. Gasperini a livello, tanto mai sembra quasi sicuro che dovrebbe venire. Tra l'altro poi la Roma si è tolta da questo equivoco. Col pareggio di ieri ha tolto dall'imbarazzo, diciamo, Gasperini eventualmente nel... così, no? Nel doversi giocare il posto in Champions League con la sua futura squadra. Quindi chiaro che questo non è stato voluto, ci mancherebbe altro, però vedete quanto è strano, ecco, il destino. In questo caso adesso Gasperini sarà libero in un certo senso di potersi giocare appunto il quarto posto con il Milan a questo punto, ed è probabile che la partita di questa sera la dice tutta, perché se noi andiamo a guardare il Sassuolo di ieri, io penso che l'Atalanta avrà sicuramente vita molto facile. E perché io continuo a dire che la figura di Gasperini non è la figura ideale per allenare la Roma? Perché oltre al suo carattere, è una persona molto irascibile, è una persona particolare, eccetera eccetera, è un allenatore, Gasperini, in cui predilige la forma fisica, come il giocatore si allena in allenamento, e che sia funzionale alla sua squadra e al suo gioco. Il suo gioco non è tanto un gioco fatto per vincere, ma è un gioco fatto, chiaramente venendo dalle squadre di media classifica, è un gioco fatto per esaltarne le qualità individuali, le qualità atletiche, e chiaramente per esaltarne, cioè per metterlo, diciamo, in vetrina per poterlo vendere. Perché poi il discorso rimane sempre lo stesso. È come se io voglio vendere dei prodotti, per presentarli meglio li metto dentro una bella vetrina con delle luci particolari e con una decorazione particolare. Anche il prodotto più brutto, più sbiadito, chiaramente con una certa costruzione, no? A livello decorativo appare sicuramente migliore di quello che in realtà è. Noi abbiamo visto che nell'arco di questi anni i giocatori che Gasperini ha fatto giocare bene nella sua Atalanta sono stati venduti, e noi abbiamo il classico esempio, no? Cristante, anche se ieri è stato a mio giudizio autore di una buona partita, anche se a mio giudizio viene impiegato sicuramente male, perché quello non è il suo ruolo. Non a caso quel colpo di testa della vera grande occasione che c'è la Roma per passare in vantaggio, con la successiva grandissima parata di Consigli, viene proprio da un inserimento da dietro. Le caratteristiche di Cristante sono queste, e di Gasperini è stato sicuramente bravo, per esempio, a esaltarne le qualità. Quindi è un allenatore che è capace di fare questo. Noi proviamo un po' a pensare in giocatori che nell'arco di questi 3 anni sono stati venduti dall'Atalanta a fior di milioni, andati poi nelle altre squadre e non hanno reso quello che poi invece hanno reso a suo tempo nell'Atalanta. Da cosa dipende? Dipende dal gioco, dipende dall'allenamento, dipende dalla forma, dipende dal fatto che tu, un conto è giocare negli spazi, giocare sulla corsa, un conto invece è giocare la palla e giocare sulla tecnica. Noi proviamo a prendere un giocatore come Kessié, un giocatore strettamente fisico, dalle caratteristiche fisiche imponenti, veramente imponenti, come giocatore strabiliante, proprio stratosferico dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico sicuramente ha molte carenze. E lo vediamo che quando gioca nel Milan con i ritmi magari un pochino bassi, in cui la squadra avversaria si abbassa e così si mette sui 16 metri quasi a far catenaccio, a coprirsi, tu sei costretto a fare gioco, le caratteristiche di Kessié non vengono chiaramente esaltate. Che sia un giocatore che si esalta soltanto nel momento in cui si trova di dietro e quindi può esplodere la sua potenza fisica, e quindi parla appunto della corsa e quant'altro. Portare questo tipo di filosofia, questo tipo di mentalità, questo modo di vedere il calcio e questo modo di vedere le partite e quant'altro, portare in un ambiente come quello della Roma non è semplice. Forse per quanto impopolare, per quanto sbagliata nei modi, per quanto sbagliata in tutto, come è stata presentata, come è stata condita, eccetera, eccetera,
alla fine dei conti la scelta di togliere De Rossi da questa rosa, per queste ragioni strettamente tecniche, strettamente fisiche, no? Forse non è del tutto sbagliata. Ovvero, liberarsi di un giocatore, di un centrocampista a 36 anni che quest'anno ha dimostrato di non stare proprio fisicamente proprio in forma ottimale, perché ha saltato molte partite per infortunio. Da questo punto di vista, se non si trattasse di De Rossi, se non si trattasse della Roma e non si trattasse, diciamo, di tutto il contorno che ne ha questa vicenda, forse in modo freddo e cinico la scelta non è del tutto sbagliata. Il problema di base, adesso lasciamo stare i modi, come è stato presentato, proprio come, ripeto, come se uno, cioè De Rossi è stato trattato, parliamoci chiaro, no? Come se uno è sposato con una donna, convive insieme, sta insieme, tutto in ordine, ha fatto due figli, tre figli, hanno fatto l'amore il giorno prima, vanno d'accordo e poi all'improvviso ti lascia con un messaggio, ti porta un messaggio, ti dice divorzio, e 10 minuti dopo ti arriva la lettera dall'avvocato con scritto che deve divorziare. Questo è un po' il concetto, e tu dici: ma come? Abbiamo fatto tre figli, abbiamo tutto quello in comune, abbiamo fatto l'amore il giorno prima e adesso tu divorzi. Cioè, ma come si fa a cambiare opinione? De Rossi in quel caso sarebbe stato sicuramente utile a un allenatore come Gasperini. Perché? Perché avrebbe potuto accompagnarlo, no? In questo processo di ambientamento, di spinta, visto e considerato che in società mancano delle figure solide, delle figure importanti, visto che sono lontanissime, De Rossi sarebbe stato un collante fondamentale. Lui voleva ancora giocare, va bene, con i ritmi del campionato italiano non c'è modo migliore per farlo giocare, quindi tu lo fai giocare. Avrei potuto far giocare, e torno a ripetere il concetto: siccome De Rossi rappresenta delle spiccate, non solo dal punto di vista di dirigente, questo qui magari uno può fare anche in un secondo momento, anche più avanti, ma De Rossi ha delle caratteristiche proprio importanti, imponenti dal punto di vista di allenatore, perché come dicono tutti è un allenatore in campo, perché già tu lo vedi in effetti che è un allenatore, per cui la sua figura, con la figura magari di fianco con una vecchia volpe come Gasperini, sicuramente avrebbe giovato entrambi. Perché faccio tutto questo ragionamento? Perché sta crescendo sempre di più nell'ambiente romano che la Roma ha voluto evitare il problema a Gasperini, che il problema che ha avuto Spalletti circa 2 anni fa con Francesco Totti. E qui ne deriva ancora una volta un errore fondamentale da parte della società. Il primo è che sinceramente io non voglio credere, non voglio credere, nemmeno se me lo dice lo stesso Giampiero. Perché? Perché si presume che davanti a una decisione così importante, quantomeno sia stato domandato, sia stato interpellato lo stesso Gasperini, cioè sarà stato chiesto: vuoi che confermiamo Daniele De Rossi per il prossimo anno o preferisci che non c'è più? Beh, io ragazzi, vi ripeto, io mi rifiuto di credere, proprio di credere che lo stesso Giampiero abbia detto non lo voglio Daniele De Rossi, nel modo più assoluto. Quindi anche questa voce che sta crescendo in città è ancora una volta una, non dico una bugia, capito? Ma ancora una volta sviare la realtà, sviare il problema, cioè togliere l'attenzione mediatica e spostarla da un altro lato, cioè quasi come a giustificare un po' che la scelta della Roma, perché io vi ripeto, non credo che, tra l'altro avete ascoltato le parole di Rino Gattuso di ieri, voi direte vabbè, ma sono amici, sono campioni del mondo insieme, hanno vinto il mondiale, sì, mi sa che erano anche addirittura compagni di stanza, quindi figuriamoci un po' qui in Germania. Al di là di questo, io penso che qualsiasi che conosca un minimo il calcio possa capire dell'importanza tattica che De Rossi dà ad una squadra di calcio. Quindi non ci voglio credere che sia stato interpellato. Quindi, a mio giudizio, la scelta della società, oltre che essere dal punto di vista economico, per cui il che vuol dire che la società sta cercando di risparmiare il più possibile, addirittura di risparmiare sui centesimi, partendo dal punto sbagliato,
cioè invece di risparmiare, cioè invece di andare a togliere un qualcosa di quel 50% del fatturato della Roma che va per i costi di gestione e per mantenere tutta quell'impalcatura, no, di società terze, di personale, di dirigenti, dove non si capisce chi dirige, chi fa che cosa, visto che la faccia non ce la mette mai nessuno, come sappiamo, eccetera eccetera. No, che cosa partono? Partono praticamente dalla cima, cioè dall'unica cosa di cui non bisogna risparmiare, ovvero i giocatori. In conclusione, io dico che è stata una scelta politica da parte di Franco Baldini togliere dalla società delle figure che rappresentano un po' i tifosi, che rappresentano la romanità, che rappresentano il volere della piazza dall'interno della società. Proprio perché chiaramente non avvalerebbero mai queste scelte impopolari, indegne, oserei dire indegne, che fa questa società e che fa Franco Baldini. Francesco Totti a suo tempo, siccome era proprietario di un contratto da dirigente fatto dalla precedente, no? fatto prima da Rossella Sensi, in cui, come ho già detto ieri e già detto diverse volte, Francesco Totti sta riprendendo i soldi che lui ha messo dentro la Roma, per cui in realtà la Roma non lo paga nemmeno, attenzione, quindi non è che lui si sta, capite qual è il senso, dobbiamo tenerlo e lui riprende i soldi che c'ha, ma in realtà sta lì a fare la bella statuina, tant'è vero che gli hanno delegittimato, gli hanno tolto completamente il potere, salvo usarlo ogni tanto come ombrello nei momenti difficili, perché poi dopo è anche questa la falsità di questa società, di questa dirigenza. Viene da lì, quando ci sono i problemi mandano avanti i romani, quando ci sono, hanno bisogno, allora arriva lo spirito di appartenenza, arriva l'amore per la maglia e quant'altro, quando loro invece sono i primi a dimostrare che della maglia non gliene frega un cacchio, per non dire altre parole, e sapete che non mi piace dire le parolacce. Ecco, se qualora dovessero mettersi un Daniele De Rossi, quindi fare un contratto da dirigente e quant'altro, sicuramente si porterebbero in casa una spina nel fianco, e questo Franco Baldini sicuramente non lo vuole. La cosa che più lascia un po' così sconcertati tutti quanti è che lo stesso Pallotta, che dal momento in cui decide che le cose non funzionano da Boston, manda i suoi incaricati a tagliare teste a Roma, infatti vengono sempre tagliate teste a Roma, e quindi vengono licenziati un po' chiunque che lavora con lui. Invece, per quanto riguarda ci sono delle figure che rimangono sempre al loro posto. Baldissoni per lo stadio, e chiaramente Pallotta non può mettere lingua perché non ne sa assolutamente niente, e Franco Baldini per quanto riguarda le scelte societarie. Il problema è uno, come noi diciamo, ma è possibile che Pallotta non si renda conto che i problemi arrivano da Baldini? Perché le scelte che la Roma ha fatto negli ultimi anni sono state di Franco Baldini. C'è Monchi che ha fatto un disastro che io non ho mai visto. Non ho mai visto fare un disastro così da parte di un direttore sportivo, che nemmeno se uno lo fa apposta può combinare dei danni così. Avete visto ieri sera Pastore? Cioè, è un anno, dopo un anno l'avete visto che giocatore che è? Ma come fai a dare 4 milioni e mezzo di euro di ingaggio netti l'anno per 5 anni e pagarlo 25 milioni più le commissioni? Ma come si fa a fare una cosa del genere? Ma chi l'ha scelto Monchi? L'ha scelto Baldini. Allora perché Pallotta si ostina a dare retta a Baldini? Dice perché non ne sa di calcio, quindi è costretto a dare retta a qualcuno. Ragazzi, Pallotta non è una persona stupida. Noi pensiamo che sia stupido, forse pensiamo che sia stupido perché non ne sa nulla di calcio, ma Pallotta è uno speculatore, è un finanziere di estremo e di altissimo livello, è una persona intelligentissima per quanto riguarda la finanza, e lui i conti in tasca se li ha fatti ben bene. Lui ha comprato la Roma due soldi e senza fare nulla, visto che se ne sta lì bello tranquillo a Urano e fa quello che gli pare lì nel suo pianeta, con la sua astronave, con il suo castello e nel suo ristorante, quindi non fa assolutamente nulla, ci guadagna e ci straguadagna con la Roma. Dà ai suoi investitori una certezza, perché con tutte queste plusvalenze fa in modo che tutti ci guadagnano. Logicamente sta crescendo il valore della Roma, e se qualora gli dovessero fare lo stadio, io come già vi ho detto 2 giorni, 3 giorni fa, cos'era, giovedì,
lui vuole vendere la Roma a una cifra talmente alta e spropositata che lui è convinto che con lo stadio riuscirà, perlomeno con il progetto, con i permessi per fare il progetto, di venderla. Insomma, mettetevi un po' nei suoi panni, no? Tu dici, cavolo, io ho fatto l'affare della vita, ho fatto una cosa veramente, veramente ho svoltato proprio la mia carriera professionale e la mia vita. E chi è che gli ha presentato questo progetto? Chi è che gli ha portato questo progetto? Ragazzi, parliamoci chiaro, chi è che gli porta questa storia? E allora, quella persona che mi ha portato questo enorme affare, ma io dovrò avere un po' di riconoscenza. Ma io dovrò dire a questa persona, grazie a te io guadagno, straguadagno, non faccio nulla e alla fine venderò tutto quanto a un prezzo altissimo. Io non voglio andare oltre, ragazzi, perché poi dopo veramente scattano querele e cose varie, però, se noi abbiamo un'amicizia forte tra di noi e tu mi presenti l'affare della mia vita, l'affare io lo faccio e l'affare va alla grande, ma perché devo toglierti? Io ti mantengo, io ti tengo lì, chiaramente. Ecco perché sono loro due, le due persone al comando. Cioè, noi abbiamo Pallozza come capitano di questa nave e Franco Baldini come primo ufficiale. Ma quello che, se vi ricordate, no, Star Trek The Next Generation, quello che Jean-Luc Picard chiamava William Riker, come lo chiamava numero uno. Perché in effetti è così. Ecco, questo è il discorso. Ecco, mettersi una figura come Daniele De Rossi all'interno della società che di fatto ti rema contro, sicuramente non vogliono, e quindi è facile la cosa. Io lo faccio fuori adesso, lo faccio fuori prima, tanto alla fine se mi fanno le contestazioni, mi fanno quello che mi fanno, alla fine I am fine, perché tanto io mi trovo lì a Boston, mi trovo là in un anno, non ricevo nessuna contestazione, non ce l'ho dentro casa e continuo un po' a fare quello che voglio. Il fatto poi che è stata presentata un'offerta molto cospicua e molto buona per acquistare la Roma attualmente senza stadio, quindi qualora addirittura Pallotta ci avrebbe già guadagnato e straguadagnato. Pallotta gli chiede praticamente più del doppio dei soldi di quello che è stato offerto, che già di per sé è un'offerta oltre più che buona. Quando uno fa così, che vuol dire? Vuol dire che tu mi prendi in giro e che non vuoi vendere. E perché Pallotta deve vendere? Ragazzi, mettetevi nei suoi panni, vorreste vendere? Dai, assolutamente no. Ecco perché, ripeto, la banca di tutta questa situazione se l'è studiata bene, se l'è studiata giusta, e noi purtroppo siamo prigionieri di questi personaggi e lo saremo anche negli anni a venire. Piano piano ci stanno educando, ci stanno portando verso una realtà che è completamente diversa, completamente distorta da quella che è nella storia. Io ho sentito un dato e poi dopo andiamo velocemente in pausa, perché sapete, ho la gola secca, mi serve una tazza di caffè e quant'altro. La Roma, quando nacque, la prima partita che giocò, andarono 10.000 persone a vedere la partita, 10.000 persone nel 27. Non è che a quell'epoca c'erano le macchine, c'erano i telefonini e quant'altro. A suo tempo la gente ci andava con i tram, ci andava in bicicletta, ci andava a piedi. 10.000 persone, la prima partita inaugurale della S Roma. Cioè, questa è la storia della Roma. La Roma è una storia fatta di passione, fatta di spirito di appartenenza, fatta di amore, eccetera, eccetera. Come noi benissimo tifosi della Roma noi sappiamo. Tutto questo non frega niente, non interessa assolutamente nulla a questi personaggi. E sarà molto complicato. E io vi dico che a campionato finito ci saranno altre novità. Le mie fonti mi hanno detto di non dirlo in modo esplicito, perché è ancora presto, non perché non sia stato deciso, è già stato deciso, però è ancora presto. Ma io vi dico che dal punto di vista dei romani ci saranno grosse novità, e forse questo potrebbe essere l'ultimo tassello nel tentativo di spingere questa proprietà a cambiare modo di pensare, a cambiare politica societaria ed eventualmente addirittura cercare di vendere. Quindi, come sempre avviene un po', diciamo, nel giornalismo, si dice e non si dice, ma come chi vuole capire capisca. Io penso che avete capito a chi mi riferisco e quali sono, in fin dei conti, queste grandissime novità.
se poi così non sarà, come si dice, a cambiare idea si fa sempre in tempo. Va bene, dai, andiamo velocemente in pausa. Bisogna per forza di una tazza di caffè, ragazzi. È domenica e sono un po' rincoglionito, per così dire. Ah, ci ascoltiamo questa bella canzone di Lucio Battisti. A dopo, mi raccomando, non andate via, rimanete lì. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai, ancora tu, ma non dovevamo vederci più, e come stai? Domanda inutile, stai come me? Da ridere, amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane. Forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.
Oh, rientriamo, rientriamo. Vogliamo dire qualcosa della partita di ieri? Ragazzi, a voi la Roma è piaciuta ieri? Qualcuno dirà di no. Io vi devo dire una cosa, per me, per come erano i problemi, per quella settimana incasinata che c'è stata, travagliata, per tutto quello che è successo, io devo dire che la Roma personalmente mi è piaciuta. Mi è piaciuta perché, come giustamente lo testimonia lo stesso Claudio Ranieri, dice: noi questo possiamo fare e questo abbiamo fatto. La Roma ieri, diciamo che questa Roma di Claudio Ranieri ha fatto una scelta ben precisa, che poi può essere condivisibile o no, è chiaramente chiaro che diventa condivisibile. Ovvero, quando alla domanda gli è stata posta ieri, mi sembra da Camoranesi, gli ha domandato in modo specifico, dice: avete giocato? Ha detto che la Roma ha giocato bene, con aggressività, portandosi nella metà campo avversaria, creando azioni su azioni, diciamo nell'ultima parte di gara. Dice: certo che se l'avrebbe fatto prima probabilmente avrebbe vinto. Ranieri giustamente gli ha risposto e dice: sì, è chiaro, anche a me piacerebbe andare nella metà campo avversaria a pressare alto, a creare azioni da rete, ma noi non possiamo fare questo lavoro perché non abbiamo la parte fisica per poterlo fare. Dice: anzi, addirittura ha detto che lo stesso Sassuolo, molti giocatori hanno avuto i crampi, quindi è stata una partita anche dal punto di vista fisico estremamente dispendiosa, a parte il fatto che c'era la pioggia, quindi anche il campo un po' pesante, sicuramente ha penalizzato un po' entrambe le squadre, perché entrambe le squadre giocano veramente in modo molto tecnico e quindi occorre anche proprio una preparazione fisica non indifferente. Ma è stata proprio una strategia della Roma, che è quella che nelle fasi finali della partita, quando la squadra avversaria cala un po' di intensità, che è quello poi di dare tutto quello che hai per cercare poi di vincere. Il problema è che ieri non si è riuscito a far gol, si è preso un palo con Dzeko, Shaarawy ha sbagliato un gol davanti alla porta che non si può proprio sbagliare, c'è stata quella gran parata appunto su quel colpo di testa di Cristante. Le occasioni ci sono create, il palo di Kluivert che è veramente incredibile, ma perché non si sa ancora perché ha girato la testa invece che non rimanere con la testa dritta e guardare il pallone, avere in mente dove potrebbe essere la palla, visto che è stato lui stesso a toccare la palla, quindi il gol sarebbe sicuramente andato a lui. Al di là di tutto questo, ancora una bella parata di Mirante, la Roma si è dimostrata, diciamo, quello che è attualmente, ovvero una squadra che fa quello che può, che però i giocatori hanno cercato di fare tutto quello che potevano fare, a parte qualche elemento, come lo sappiamo, Dzeko che ormai ha la testa da altre parti, ci sono giocatori che in effetti ormai non sono più di questo progetto, sanno che andranno via, sanno che non ci saranno più, che non vogliono neanche più rimanere. Devo dire che Zaniolo è uno di questi. Zaniolo è un ragazzo che dal momento in cui ha fatto quei due gol in Champions League e che ha avuto veramente un'attenzione mediatica incredibile, ragazzi, non è che il giocatore si sia spento, io ho una paura dentro di me e la sto dicendo già da un po' di tempo, il fatto che un giocatore così giovane, se eventualmente il suo procuratore lo ha promesso già a qualche altra squadra e quindi verrà sicuramente ceduto, giocatore per così dire si risparmia. Voi direte: ma come, ma sei matto, ma davvero può essere una cosa del genere? Però ragazzi, cioè, sembra effettivamente irriconoscibile, sempre in ritardo sul pallone, cioè la sua prepotenza fisica che aveva prima non ce l'ha più, il suo senso tattico che aveva prima non ce l'ha proprio più, è un giocatore completamente assente. Non è che è assente solo da ieri, è assente già da parecchio tempo, cioè mi sembra che lo stesso giocatore stia pensando ad altri lidi, sta pensando ad altre cose e quindi in un certo senso non solo è distratto dalle voci di mercato, ma sembra anche quasi quasi che si risparmi. In un calcio come questo, così, non è bello, non sarebbe bello né da dirlo nemmeno da pensarlo, però ragazzi, la mia è una sensazione, ci mancherebbe altro, ma io ho la sensazione che sia proprio così.
Ma al di là di questo, io devo dire che anche se non è spettacolare, anche se deve fare di necessità virtù, anche con tutti i concetti che volete, a me la Roma di Claudio Ranieri, a me mi piace, vi dico la verità, mi piace perché c'è uno spirito di squadra, vedi una squadra, vedi purtroppo una squadra che con delle enormi deficienze, delle enormi carenze, ma che fa quello che può fare. Purtroppo è poco, purtroppo è poco, purtroppo non basta, purtroppo bisogna fare qualcosa di più, bisogna dare sicuramente qualcosa di più, assolutamente, siamo tutti d'accordo su questo. Questa è la colpa, va ricercata chiaramente, una stagione cominciata male, gli acquisti sbagliati e quant'altro. Ce lo ripeto, avete visto ieri Pastore? Insomma, ci sono degli acquisti, Pastore, Chic, che proprio non hanno un verso. Non lo so se con la cura Gasperini si possono ritrovare, si possono fare qualcosa. Fatto sta che la cruda realtà è questa qui, ragazzi. Questa è la cruda realtà. E sicuramente va analizzata. Sicuramente va analizzata, va capita. E vedremo cosa, appunto, che cosa accadrà il prossimo anno, eccetera. Certo che se adesso questa squadra effettivamente noi saremo costretti ad andare a fare i preliminari. Prinale di Europa League, anticipando la stagione, eccetera eccetera, è sicuramente un grosso fardello, che però a mio giudizio forse sarà un po' troppo tranciante, sarà un po' troppo forse aggressivo nei miei giudizi, ma io penso che la società si merita, la squadra si merita di andare a fare i preliminari di Europa League, proprio per tutte quelle occasioni perse nell'arco del tempo, nell'arco appunto di questi anni. Cioè di questi anni, scusate, di questa stagione, assolutamente. Perché poi vedete, alla fine, questa è anche una vecchia discussione, no? Che chiaramente ora non abbiamo il tempo di farlo, prima o poi magari affronteremo questo discorso. Io l'ho affrontata a suo tempo, diciamo, nella mia altra radio, no? Web Radio Zampa Sportiva, parlando, diciamo, di una squadra che gioca bene, se è più importante giocare bene o vincere, anche un discorso tra l'altro tanto caro tra la discussione, per intenderci, che c'è stata tra Adani e lo stesso Allegri, la discussione vecchia quanto il gioco del calcio. Io credo, così facendo un'estrema sintesi, è la squadra che gioca bene, la squadra che è la squadra che fa bene le due fasi. È importante fare una bella fase offensiva, chiaramente, quindi vedere un gioco, vedere girare velocemente il pallone, triangolazioni e quant'altro, ma è anche importante, ma è anche bello da vedere, soprattutto perché diciamo, forse per non tanto gli estetici del calcio, ma per chi riesce ad apprezzare anche un po' la tattica e quant'altro, anche vedere una buona fase difensiva, vedere una squadra che si muove compatta, che chiude tutti gli spazi, che scarroccia da una parte all'altra, che scivola, non scarroccia in termine marinaresco, scusate, vuol dire che poi vorrebbe dire scivolare, infatti in termine calcistico si dice scivolare da una parte all'altra del campo, in termini marinareschi si dice scarrocciare. Scusate dell'aps. Va bene, ragazzi, non abbiamo più praticamente tempo a nostra disposizione, siamo ai saluti finali. Io come sempre ringrazio anche Marco Violi ancora per l'opportunità. Chiaramente vedo che le trasmissioni hanno una forte risonanza mediatica, l'indice di ascolti è altissimo, quindi per questo ringrazio tutti i miei ascoltatori, tutte le mie ascoltatrici, alle quali do un bacio grandissimo, e chiaramente ringrazio anche Marco Violi, che con le sue piattaforme, con un lavoro certosino fatto da tanti tanti anni, romagiallorossa.it è diventata effettivamente una vera e propria forza. Senza di lui è inutile dircelo, non esisterebbe romagiallorossa.it, quindi questo non è, diciamo, essere un ruffiani, soltanto di scrivere un dato di fatto. Va bene, non c'è più tempo, ragazzi, vi saluto, un abbraccio a tutti, auguro una buona domenica a tutti, e noi ci sentiamo domani, dove approfondiremo ancora di più, insomma, certi argomenti e quant'altro. Ciao a tutti, ancora una buona domenica, e chiaramente forza Roma, quello sempre.